Ciao raga, ho visto One Piece Red al cinema. Sono in vacanza in Francia e ne ho approfittato perché nella città in cui soggiorno veniva trasmesso e tra l'altro anche in lingua originale con i sottotitoli in francese che fortunatamente a livello linguistico comprendo. È stato proprio un gran bel musical, bellissimo. Battute a parte, a me è piaciuto perché non mi aspettavo nulla di più di quello che ho visto. È stato divertente, coinvolgente. Le canzoni di Uta sono molto molto belle e anche di vario genere e devo dire che è stata una visione rilassante e allo stesso tempo emozionante, ma non emozionante perché c'era ciò che tutti si aspettavano e che il marketing ha spinto. C'era un film di One Piece non canonico nella sua composizione, ma effettivamente, da quello che dice anche Oda, canonico nelle sue informazioni. Per evitare che ci siano spoiler o quel qualcuno se li becchi non volendo, prendiamo il video e componiamolo così. Farò una prima parte dove dirò le mie impressioni, parlerò in generale del film, inserendo alcuni dettagli che ci sono ma che non sono spoiler, e poi dopo, quando entreremo nella fascia spoiler, chi vuole rimanere rimanga. Tra l'altro potrei essere anche il primo tra i creator in giro in Italia che l'ha visto in modo legale. Poi non vorrei dire una cavolata, ma video di chi l'ha già visto non ce n'è. Quindi becchiamoci sto primato, ma non sarà mai così. Nonostante abbia sbancato i botteghini sia in Francia che in Giappone, molti giapponesi si sono lamentati perché è troppo musical. Ecco perché la battuta di prima. Ma io mi chiedo, ma che cosa dovete aspettarvi da un video dove la protagonista, perché è Uta la protagonista, è una cantante e ci hanno fatto anche una compilation su Spotify? Cosa dovevate aspettarvi? Botte? No, no, canto. Sono girate tante di quelle fake news in questi mesi, soprattutto negli ultimi giorni in cui è uscito il film, che io mi aspettavo di andare a vedere tutt'altro film e vedere tutt'altre scene, tutt'altre cose. Roba che non è mai avvenuta, non so da dove l'abbiano tirata fuori. Per non fare spoiler, queste fake news le dirò nel lato degli spoiler per prima, così magari chi vuole anche spoilerarsi queste piccole cose che non esistono, quindi non è che si spoilerano il video e il film, possono guardarla lo stesso. All'ingresso nel cinema in Giappone veniva consegnato il volumetto 4 Billions, cosa che pare che in Francia non consegnino perché io non l'ho avuto, o non so se era soltanto per la prima, però non posso saperlo questo, io non ce l'ho. E sapendo già che cosa c'era all'interno di 4 Billions, devo dire che quel volumetto è estremamente importante, perché moltissime cose inserite lì sono state riportate o a metà nel film, o non riportate proprio, o proprio in qualche piccola scenetta che tu capisci solo se effettivamente leggi 4 Billions e fortunatamente l'ho letto, così ho capito. E questo fa sì che effettivamente quelle informazioncine lì possono essere completamente canoniche e che un giorno all'altro Oda le riporterà nel manga. Belle, belle le canzoni, l'ho già detto prima, ma io mi sono già fatto la playlist. Non vi dico qual è, ma il potere di Uta è devastante, devastante. Roba che così nel manga non comparirà mai, 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 mai. Quindi sarà una mera concezione del film. Anche perché un potere del genere ha dovuto portare i personaggi a lottare in un certo modo che anche lì nel manga non vedremo mai. Vera star e vera parte comica è stato Beppo. Stupendo. Ha fatto delle cose senza dire nulla che sono state troppo troppo divertenti. Ero l'unico italiano insieme alla persona che era con me e abbiamo riso solo noi a quelle scene. Quindi non so se sono io che rido facilmente o i francesi sono un po'. Vabbè. Iniziano i ragionamenti pesanti e belli, perché viene difficile capire qual è l'arco temporale. All'inizio tutti pensavamo che fosse un post Wano, perché si vedeva Jinbe. Però c'è un problema. C'è Big Mom. Big Mom deve essere bella che è sciolta nella lava, si pensa e si spera. E poi si vede anche una Nami, però con Zeus. Ma sappiamo che per un po' prima di Wano, Nami ha avuto Zeus. Quindi potrebbe essere un
momento dell'arco temporale inventato palesemente o comunque pre-Wano. E questa è una cosa molto importante, perché ci possiamo finalmente togliere delle fake news che sono state sparse in giro per il web a caso. La prima è che no, Yamato non c'è. Non c'è Yamato. E se c'è Big Mom che è bella, tranquilla e seduta, significa che l'avvenimento non c'entra niente col capire se Yamato entrerà o meno in Churma, cosa che negli ultimi giorni un articolo di giornale giapponese dice che entra. E quindi il Gear Fifth non c'è. Luffy non fa il Gear Fifth. E quella mini scena che vi siete sorbiti pensando che fosse il Gear Fifth su TikTok era semplicemente uno schiarimento del rossore che aveva Luffy come colorazione quando stava usando il Gear Fourth e non il Fifth. No, Luffy e Nami non si sono mai baciati, Nami non ha mai mostrato gelosia. Forse per un microsecondo, quando Uta e Luffy erano stravicini che parlavano come vecchi amici e Nami sembrava un po' gelosa, ma diciamocela tutta, chi se ne frega. Katakuri e Shanks hanno combattuto insieme contro un nemico fortissimo? Nì, hanno combattuto insieme per 20 secondi quando c'erano tanti altri combattenti, quindi non è che era uno Shanks e Katakuri versus One. Qua potrebbe venire la parte un po' più spoiler, cercherò di farla meno spoilerosa possibile, vediamo se ci riesco. Nel volumetto di 4 Billion si parlava sia della Sword che della CP0, e infatti nel film vediamo che Blue Eno fa parte della CP0 e quando Kobe ed El Meppo, che fa parte della Sword ma era quasi palese, vediamo che parlano e a un certo punto si dichiarano rivali, però in quel momento dovranno collaborare per alcune situazioni, quindi sì, Ermeppo nella Sword e Blue Eno nella CP0. Chi è Sanni-kun, quel pupazzetto di cui tutti dicevano: ma come mai Sanni, un pupazzetto? Sembra una fusione tra Chopper e la Sanni. È semplicemente la Sanni. Non vi dico il perché, ma è la Sanni. In una recente intervista è stato chiesto ad Oda se Shanks fosse buono o cattivo e lui disse: guardatevi il film Red. Ragazzi, Shanks è buono, è buonissimo, è pur sempre un pirata, ma è forse il pirata più buono che si sia mai visto. Gli innocenti, che sono stati controllati da un certo potere di Uta, vanno ad attaccare tutta la ciurma di Shanks, e loro si lasciano colpire. Soltanto per un mezzo secondo uno dei loro sarà per fare un attacco, ma Beckman lo ferma con grande autorità. E questo fa vedere che proprio sono buoni, ma lui si vede anche che è buono sia con Uta sia in generale, quindi Shanks non è cattivo. Sarà un avversario di Luffy? Assolutamente sì, ma questo non significa che sia cattivo. Tra cattivo e avversario ci sono oceani wampisiani in mezzo. La cosa che mi ha fatto impazzire è che c'è stato uno scontro bidimensionale. Luffy e gli altri erano in una dimensione e Shanks e la sua ciurma e anche Katakuri erano in un'altra dimensione. E quando Shanks è stato più volte vicino al corpo di Luffy, Luffy era privo di sensi e quindi non si sono mai incontrati nel film. Si sono percepiti, hanno anche combattuto in sincrono, ma non si sono mai realmente incontrati. È un po' come è successo a Wano, dove lui percepisce l'aura emanata da Shanks, ma non si incontrano nonostante si siano, diciamo, mandati il messaggio. Quello scontro parallelo è stato spettacolare, comunque, vabbè, tolto la parte di Luffy e di Shanks che danno il colpo di grazia, ma è stato spettacolare anche il parallelismo con Yasop e Usopp, dove Yasop gli dice a Usopp non scappare, e lui si prende coraggio, usa l'archi dell'osservazione e trova i punti critici del nemico. E loro due coordinano gli attacchi. È stata spettacolare questa cosa. Ho sentito e anche percepito mentre lo guardavo il film la lamentela che gli ammiragli sono stati un po' nerfati. Ma siamo sicuri che gli ammiragli sono nerfati? O è semplicemente Shanks che è devastante come il resto della sua ciurma? Perché a un certo punto Shanks spara da una grande distanza l'Haki del Re e fa quasi svenire Momonga. Momonga è un viceammiraglio utilizzatore di Haki
e si è anche in passato rivelato un essere molto forte. E infatti lo stesso Kizaru dice: "Hai addirittura fatto quasi svenire un viceammiraglio. E pensate che Haki che era quell'uomo, e non era neanche a distanza ravvicinata." Concludiamo con la domanda: ma Uta è davvero figlia di Shanks? Nel mondo di One Piece possiamo dire di sì, ma non biologicamente, che sappiamo che in One Piece la famiglia biologica conta quel che conta, conta davvero il trascorso insieme, quello che si è dato a vicenda. Shanks la trova in un baule che avevano rubato, portato sulla nave da un'altra isola, e gli ricorda uno Shanks che, quando venne aperto il baule in cui fu trovato lui, c'erano Riley e Roger, dove nel volumetto di Four Billions dicono a Good Valley, e i Gorosei parlano della famiglia Furland, che non è la famiglia Xebec o Rock di Xebec, ma potrebbe essere appunto una famiglia di draghi celesti o di altri grandi pirati o di nobili sovrani. Penso di essere davvero il primo creator italiano che parla di One Piece e non solo, ad aver visto il film e averne parlato. Quindi, boh, speriamo che questo mi venga riconosciuto. Lo so, sto facendo una battaglia contro il nulla, però proviamoci. Il film mi è piaciuto? Sì, me lo aspettavo così? Più o meno. C'erano grandissime aspettative dietro? Sì, ma non da parte mia, perché chi mi conosce sa che ho sempre detto: se lo guarderò, lo guarderò con l'occhio di chi sta andando a guardarsi un film di divertimento che col manga c'entra relativamente. Tutto ciò che c'entrava col manga praticamente lo abbiamo già riportato con le notizie che erano uscite con Four Billions e qualche altra dichiarazione. Quindi ragazzi, io vi consiglio di guardarlo, appunto con l'occhio di chi vuole vedersi un qualcosa di carino, rilassante con delle belle canzoni, e poi c'è anche scene emozionanti e divertenti, quindi assolutamente consigliato.